Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Versilia. È partita ufficialmente la prima edizione di Versilia Yachty Rendezvous, la grande mostra internazionale della nautica eh, che ha aperto i battenti in Darsena, nelle Darsene Italia ed Europa. Oltre eh, 100 gli espositori delle eccellenze che sono arrivati a Viareggio e decine e decine, oltre 70 gli yacht ormeggiati nelle acque eh, del porto. Appuntamento di respiro internazionale atteso, annunciato eh, da mesi per rilanciare Viareggio e eh, la sua cantieristica nella vetrina mondiale. Vediamo allora le prime immagini insieme e il taglio del nastro di questa manifestazione che resterà eh, fino a domenica e poi si parlerà già del futuro di questo evento che intende mettere le radici in Versilia. Sentiamo e vediamo. La quattro giorni dei super yacht finalmente è arrivata. Versilia Yacht Rendezvous ha riaperto le porte della Darsena di Viareggio ai big mondiali delle imbarcazioni di lusso e ai loro facoltosi acquirenti. Quattro giorni di fiera fino a domenica, 72 gli yacht ormeggiati tra le Darsene Italia ed Europa, oltre il 60% dei quali superiori ai 20 metri, ben 117 le aziende espositrici a terra, cantieri, accessori e componenti, esponenti della filiera produttiva e dei servizi di eccellenza in una cornice di altissimo livello. Al taglio del nastro c'era il presidente della regione toscana Enrico Rossi e il senatore Andrea Marcucci, accanto al sindaco Giorgio De Gingaro e i numeri uno di Nautica Italiana e di Fiera Milano. Al Versilia Yacht Rendezvous sono presenti tra gli altri i primi tre produttori mondiali di grandi yacht, tutti italiani, il gruppo Azimut Benetti, il gruppo Ferretti e San Lorenzo Yacht. Eh, possiamo dire che questo è l'inizio, eh, come si diceva sono i primi minuti del sogno, che spero che cominci a crescere, io ho annunciato forse guardando un po' oltre che Viareggio sarà la Monte Carlo della Toscana ma siamo la Viareggio abbiamo 150 anni di storia, penso che Monte Carlo non ce l'abbia 150 anni di storia nella nautica La nautica italiana che ha eh, l'80% di associati italiani ha, della produzione italiana ha dimostrato di avere fatto sarà naturale che chi sta a guardare è stato un attimo a guardare si unisca a questo esempio di concretezza. Così come noi è probabile che andremo al Salone di Genova a fare una esposizione dedicata alle barche piccole. Un evento importantissimo per Viareggio, per l'industria di Viareggio, per la Nautica che ha subito Errori fatti dalla politica negli anni passati, ma che finalmente è di nuovo sulla rampa di lancio, con nuovi investimenti, con nuovi prodotti e anche con una bellissima iniziativa per lanciare questi prodotti. Quindi, come istituzione, siamo molto felici della giornata di oggi. In questi giorni, l'evento coinvolgerà anche Forte dei Marmi e Pietrasanta, con appuntamenti tra arte, gastronomia e shopping di lusso. L'evento dunque in queste ore entra nel vivo. Quattro giornate intense, avete sentito i presupposti già in questo primo servizio. Ma si pensa eh, al futuro: è già stato è firmato un protocollo che manterrà a Viareggio, in Versilia, lo Yacht Rendezvous per tre anni. L'obiettivo è quello non di essere in concorrenza col Salone della Nautica di Genova, ma di offrire qualcosa di alternativo che guarda ad un settore di eccellenza, quello dei super yacht. Sentiamo. È soltanto al primo giorno della sua prima edizione, ma Versilia Iotti a Rendezvous ha già un futuro assicurato, almeno sulla carta. È stato firmato nell'inedita cornice di Villa Paolina il protocollo d'intesa tra Comune, Regione e Nautica Italiana che mette nero su bianco l'organizzazione di altre due edizioni della Fiera per un appuntamento almeno triennale fino al 2019. Oggi siamo a 72 yacht in acqua, ma arriveremo a oltre 120, superando Monaco, ha dichiarato Vincenzo Poerio. Alla Regione Toscana il ruolo di garante e al comune quello di attore operativo per adeguare il porto e le strutture. L'obiettivo è quello di far coincidere la realtà produttiva in questo settore che, in cui noi primeggiamo a livello mondiale, la Toscana primeggia, è una realtà produttiva che dà lavoro a migliaia di imprese e a decine di migliaia di lavoratori in modo diretto e indiretto e questa realtà deve corrispondere anche con la capacità di mostrarsi, di mettersi in vendita, insomma, di farsi conoscere. Questo è un evento internazionale che mostra al mondo non solo le barche bellissime e straordinarie, ma mostra al mondo soprattutto che queste barche si costruiscono a Viareggio. Piareggio rappresenta il 25% del fatturato mondiale dei mega yacht. Versilia Rendezvous sarà stabile dunque accanto ad altri appuntamenti di settore in Toscana ormai consolidati come Iare e Sitec, ma malgrado le ambizioni non sarà, spiegano dalla regione, in concorrenza con il Salone della Nautica di Genova. Ha poco senso che l'acquirente o anche il soggetto interessato a un mega yacht sia messo insieme a chi e cerca una piccola imbarcazione da diporto che, che, che fa parte anche questa della domanda importante che il Paese deve coprire, ma è un'altra cosa. È e questo è, questo è lo spazio che abbiamo colto e rappresenta il nostro mondo. Noi facciamo questo perché non dovremmo esporlo. Seguiremo anche nei prossimi giorni gli eventi legati a Versilia, Iotti e a Landewu, vi ricordiamo nelle prossime ore diretta a Versilia di questo venerdì sarà una puntata speciale live proprio dal cuore della fiera della Darsena eh, di Viareggio c'è ovviamente da ricordare anche tutte le conseguenze inevitabili disagi per la viabilità e il traffico rivoluzionato al piano della sosta in Darsena a Viareggio per i visitatori ma anche per eh, le centinaia e centinaia di lavoratori che eh, sono attivi nei cantieri della Darsene a Mova era diffuso anche una mappa per districarsi meglio eh, tra il nuovo piano della sosta, vedete l'area che resta eh, gratuita nella eh, zona eh, della, della Darsena è indicata proprio in questa, in questa mappa, mentre ci sono altri parcheggi quello ex latinoamericano, piazza Algasoligo, Palasport e stazione vecchia che saranno disciplinati con una tariffa giornaliera di 10 euro e poi collegate con la zona di via Coppino attraverso bus navetta che collegheranno eh, per tutto il giorno sostanzialmente per l'11, 12, 13 e 14 eh, di maggio eh, le, eh, i parcheggi scambiatori con la zona centrale di interesse eh, della fiera utilizzabile anche eh, per gli stessi lavoratori della Darsena. Ieri vi abbiamo annunciato il cambio ai vertici o meglio nella società di Perininavi, un altro dei colossi della cantieristica della Nautica Viareggina. Proprio oggi nel corso di un convegno dedicato al design di lusso per le imbarcazioni e super yacht a rendezvous abbiamo incontrato il presidente di Nautica Italiana e eh, di recente è entrato proprio all'interno della compagine societaria di Perini Navi. Sentiamo. Ogni imbarcazione di lusso che viene costruita nei vari cantieri specializzati esprime nella sua bellezza una sintesi originale di visione dell'insieme e di grande cura dei particolari. Tecnologia, innovazione, manifattura ma soprattutto il design sono le parole chiave della collaborazione tra i costruttori e il designer. Di questo si è parlato oggi nella sala conferenze del cantiere Navi a Vireggio alla presenza di designer italiani e stranieri in occasione del primo giorno del Versilia Yachting Rendezvous. Nautica Italiana, in collaborazione con la Fondazione Alta Gamma, ha proposto un doppio confronto tra imprenditori e designer, non solo della Nautica, per cogliere le tendenze e interpretare l'evoluzione delle esigenze a bordo partendo dagli ultimi trend del settore nautico. A introdurre i lavori è stato Lamberto Tacoli, oggi presidente di Nautica Italiana e da ieri, dopo l'accordo siglato a Milano, socio del cantiere fondato da Fabio Perini che costruisce le barche a vela più belle del mondo. A conclusione dei lavori gli abbiamo chiesto cosa lo abbia spinto a fare questo passo. Passato il mio anno sabbatico, la volontà era quella di ritornare nel settore. Credo che non ci sarebbe stata migliore possibilità per me di ricominciare da qui. È un marchio noto nel mondo, forse il più noto marchio italiano nel mondo, insieme a Picchiotti, insomma, ci auguriamo che buon vento. Voltiamo pagina, veniamo adesso alla cronaca, una tragedia sfiorata in centro a Viareggio nella zona del Marco Polo in Pineta per un albero che è caduto di fronte alla zona della Capannina. Addirittura picchiato su un'auto in sosta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Pochi istanti prima della caduta della pianta, nel primo pomeriggio, attorno alle 2.30, era transitata un'auto con a bordo quattro persone che solo per caso non sono state colpite dalla pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione. La Polizia Municipale che ha chiuso parte della strada per consentire la rimozione e la bonifica della via. Anche il personale del comune è arrivato sul posto. Anche l'assessore Federico Pierucci per rendersi conto della caduta non è la prima volta che in pineta eh, di ponente a vereggio cadono piante con eh, questi rischi. Ricorderete l'episodio di qualche anno fa nella pineta di ponente, appunto in via Zara, poco distante da dove è caduta oggi eh, la pianta, morì un anziano che mentre transitava in bicicletta sulla pista ciclabile rimase colpito da un albero. Eh, preoccupazione ovviamente ha eh, provocato questo ulteriore episodio. Preoccupazione da parte eh, dei cittadini che chiedono una cura maggiore del verde pubblico alla luce eh, di questo questi rischi, ma oggi come detto siamo a raccontare eh, per fortuna un episodio che ha visto solo qualche danno all'auto che è stata poi eh, rimossa. Adesso invece parliamo di economia resta solida, la banca di credito della Versilia, Lunigiana e Garfagnana lo dimostrano i numeri che presenta il bilancio 2016 al voto dell'Assemblea degli oltre 6.000 soci questo fine settimana, banca che raddoppia su Viareggio e debutta alla Spezia. Sentiamo. Una nuova filiale a metà giugno alla Spezia che consolida definitivamente la presenza in Liguria e un secondo sportello a Viareggio tra meno di un anno. Sono questi i segnali più evidenti della buona salute di cui gode la banca di credito cooperativo della Versiglia lunigiana e Garfagnana. Il bilancio consuntivo 2016, che sabato mattina sarà votato dall'Assemblea dei soci riunita all'Una Hotel, mostra un utile di 2,8 milioni di euro, una leggera flessione sul 2015 di mezzo milione dovuta al contributo straordinario versato per il salvataggio delle banche in difficoltà. Numeri comunque positivi che consentono alla BVLG di rafforzare ancora la presenza sul territorio e di allargarne il perimetro. I numeri hanno risposto ancora una volta positivamente: c'è dell'ottimismo, c'è l'ottimismo per il futuro, c'è dell'ottimismo per il presente. Sabato si va in, in assemblea, si approvano questi numeri e si riparte per il prossimo anno. Noi apriamo alla Spezia nel mese di giugno, il 17 giugno. Noi porteremo anche in assemblea eh, la delibera anche di una nuova apertura che si, che si vorrebbe. Ad attuare entro la fine dell'anno in Viareggio. Lo faremo al più presto, perché è una città che merita, è una città in espansione, è una città che vogliamo ulteriormente occupare cresciuta la raccolta diretta di denaro arrivata nel 2016 a superare 993 milioni di euro, ma a rassicurare i clienti e gli oltre 6000 soci sparsi tra Versilia, Lunigiana e Garfagnana, sono anche gli indici di solidità patrimoniale che si attestano al 18,34%. Le masse sono in crescita, perciò dimostrano la vitalità della banca e la presenza della banca sul territorio, raccolta diretta, raccolta indiretta, gli impieghi che sono l'elemento primario di sostegno del territorio, stanno crescendo in modo, eh, in modo importante. Torniamo a Viareggio adesso, basta sgomberi, vergogna ERP con questo striscione gli attivisti della Brigata Sociale Antisfratto e dell'Unione Inquilini hanno fatto irruzione nella sede distaccata di ERP, la società di Luca che gestisce le case popolari in provincia. Un'azione simbolica hanno spiegato i due gruppi entrati negli uffici distaccati della circoscrizione Viareggio Nuova dopo il volantinaggio fuori dall'edificio. Il 16 maggio al Varignano un'altra persona rischia di finire in mezzo alla strada per colpa di ERP, così sottolineano da due gruppi, un pensionato che vive da oltre 40 anni a Viareggio e che eh, con dignità lotta per il suo diritto all'abitare. Noi non ci stiamo e non permetteremo che la sua dignità sia calpestata, spiegano i due, attivisti, i due gruppi attivisti, Brigata Sociale Unione e Unione Inquilini, che tirano in ballo l'amministrazione comunale, il sindaco Del Gingaro e eh, l'assessore eh, Tomei, giudicati assenti sull'emergenza abitativa a Viareggio. Restiamo in tema sociale. C'è una bella iniziativa rivolta invece agli anziani che viene messa in campo dall'Hauser Filo d'Argento insieme a Unicop Tirreno. Sentiamo. Hauser della Versila, in collaborazione con Unicop Tirreno, ha organizzato un servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio per le persone sole o non autosufficienti e per coloro che hanno difficoltà a muoversi. Il servizio è già attivo. È gratuito e viene svolto dai volontari delle associazioni borsilesi. Il volontario, e io in questo caso lo rappresento, farà la spesa per loro, pagherà per loro e porterà poi la spesa a casa a queste persone che hanno richiesto il nostro aiuto. Tutti i martedì e i venerdì dalle 15.30 alle 17.00 chi necessita di questo servizio gratuito? Potrà telefonare all'Auser allo 0584 il prefisso di viareggio 944 463. Ma perché ipercopp Tirreno svolge questo servizio? E lo scopo è di aiutare le persone bisognose. Ha un programma molto corposo di interventi sociali di varia natura. E questo lo fa attraverso le convenzioni che ha stipulato con gli assessori al sociale dei comuni interessati, e con le Ause, in questo caso viareggio. Lausio di Viareggio, la coppe anticipa i soldi, il servizio è gratuito, stabilisce dei corridoi adeguati perché i volontari possano fare la spesa in modo agevole. I volontari, quando sono stati dagli interessati, che oltretutto vanno incontro a loro problemi anche di solitudine e di bisogno, riscuotono i soldi dagli interessati che hanno fatto la spesa e poi li restituiscono alla coppe che nel frattempo ha dotato queste associazioni di un fondo cassa. Torniamo alla cronaca. Adesso è stato disincagliato con successo il peschereccio Ardito II della flottiglia via Regina che si era arenato intorno alla mezzanotte del 18 aprile sui bassi fondali del porticciolo dell'isola Gorgona, dove aveva trovato riparo a seguito di una falla che si era aperta nella sala macchina durante una battuta di pesca. L'equipaggio era stato poi messo in salvo da una moto vedetta della capitaneria di Livorno. Per il recupero avvenuto mercoledì si è dovuto attendere che le condizioni meteo consentissero l'ingresso nel porticciolo. Del pontone Gru che ha poi sollevato l'imbarcazione, eh, recuperando il tutto. A bordo del peschereccio si trovano ancora però 1500 litri di gasolio, ancora in corso l'inchiesta amministrativa per accertare le cause dell'incidente. Veniamo adesso alla cultura con il cinema, un nuovo festival che è stato presentato a Pietrasanto, o meglio una nuova edizione di un festival, ormai già la terza edizione, il Pietrasanta Film Festival 2017. Dal 19 al 21 maggio al Chiostro di Sant'Agostino eh, la manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Versiliese Mondo Cinema e dal Comune. I cortometraggi saranno numerosi, proiettati nelle tre serate, 20 opere in concorso provenienti non solo dall'Italia ma anche da Francia e Stati. Uniti, Spagna e Brasile, che sono state selezionate dalla giuria tecnica tra le 135 inviate. In programma anche sei cortometraggi nella sezione fuori concorso e poi c'è il documentario L'innocente di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che svela il dietro le quinte dell'ultimo film diretto dal maestro, L'innocente, appunto, che viene presentato a Cannes nel 1976. Questa è una delle chicche che riserva il Pietrasanta Film Festival dal 19 al 21 maggio in Sant'Agostino. Ci fermiamo per una pausa, tra poco la pagina sportiva. Ben ritrovati, siamo alla pagina sportiva. In primo piano c'è l'hockey su pista con una seconda giornata di playoff sorprendente: che ha visto intanto il Viareggio vincente, dunque dritto alle semifinali, e invece, a sorpresa, una sconfitta in casa del Forte Le Marmi. Partiamo dalla gara bianconera contro il Breganze, che dunque ha chiuso questa prima fase del girone di playoff. Vediamo il servizio. Il Centro Giovani Calciatori voleva conquistare la semifinale scudetto di hockey su pista in due partite contro il Breganze, e così è stato. La formazione di Alessandro Bertolucci ha disputato una partita tirata contro i veneti che alla pala Barsacchi hanno cercato in qualche modo di ribaltare il passivo di 3 a 1 nella partita di andata. 4 a 2 il risultato finale a favore dei ragazzi di Alessandro Bertolucci, che guadagnano quindi per il terzo anno consecutivo la semifinale scudetto un risultato da non sottovalutare. Il gol dell'inizio del vantaggio bianconero porta la firma di Savi Costa su assist di Bertolucci, davvero un bel gol. Arriva poi il raddoppio di Gavioli, l'arbitro lo assegna a Rubio, ma invece è il giovanissimo giocatore bianconero a realizzare il raddoppio. Poi c'è Danna, ex di turno che accorcia le distanze all'8 e 13 con una bella conclusione ravvicinata che batte l'ex compagno di squadra Leonardo Barozzi. Si va vale al riposo sul vantaggio bianconero nella ripresa c'è un rigore non assegnato a costa al 12, al 4 e 26, c'è il gol del 3-1 a di Gavioli davvero molto bello che mette quasi al sicuro risultato. Poi invece gli arbitri si inventano, un rigore trasformato da Oriol per il 3-2. a La partita ritorna quindi in bilico. Ma ci pensa ancora una volta Rubio nella finale a 1 minuto e 49 a siglare la rete per il decimo fallo dei veneti, porta il punteggio sul 4 a 2 è semifinale scudetto contro il Lodi. Si giocherà il 20 al Palabalsacchi, mentre invece vanno a gara 3 Forte de Marmi e Sarzana, Follonica e Bassano. E allora come anticipato Roy Lepore nel servizio è andata male, un po' a sorpresa per il Forte Le Marmi, il risultato più inatteso è arrivato proprio dal Palaforte, I campioni d'Italia, hanno ceduto ai rigori di Fronte a Sarzana che appena 5 giorni fa era stato sconfitto, sonoramente 7-2 in casa. Anche al Forte la superiorità dei rosso -Blu è apparsa evidente, ma la squadra di Bresciani è andata in vantaggio per 2-0 tra l'ultimo minuto del primo tempo e l'inizio della ripresa, con compagnini e tornera. Poi vedete siamo arrivati fino ai rigori, il pareggio. Poi c'è stata la parte del Sarzana. Passati indenni supplementari, ci sono stati i tiri dal dischetto. Una serie infinita 18 tiri. Conclusa questa serie dal gol di Sterpini. Che ha condannato il forte a portare la serie a uh, gara 3. Gara 3 che sarà uh, sempre ovviamente uh, contro il Sarzana e soprattutto sempre in casa uh, questo sabato. E dunque lì si capirà uh, come andrà a finire il Folloni che è il Bassano. Come ricordavamo nel servizio invece, dopo gara 1 finita uh, 2 a 3 eh, per il Bassano, un 7 a 3 del Follone che ha rimesso di nuovo tutto in discussione, pertanto si dovrà attendere questo turno eh, di sabato per capire che cosa, che cosa accadrà. Lasciamo adesso eh, l'hockey su pista e veniamo ai motori con il punto sul campionato italiano realistico che ci porta sulla riviera Adriatica. Dopo la tragedia di tre settimane fa la Targa Florio, il C riparte con il 24 Rally dell'Adriatico, prima prova dell'anno su terra. Sono 59 gli iscritti alla corsa, compresi 9 che hanno aderito alla gara regionale. Punta alla cinquina di Allori il veronese Umberto Scandola con la Fabia R5, in cerca ovviamente di punti pesanti nell'economia del campionato italiano, che lo vede in ritardo e la cui classifica per adesso è in mano del nove volte campione tricolore Paolo Andreucci. Il campione Garfagnino, affiancato alle note da Anna Andreussi su Peugeot 208 T16 R5, è deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni. Pensate, la sua ultima vittoria risale al 2012. Con loro punta il successo anche il giovane romagnolo Simone Campedelli su For Fiesta R5, vincitore al ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini da tricolore, il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5. Percorso più lungo rispetto alle passate edizioni per adeguarlo alle nuove normative federali che prevedono 10 km in più di distanza. Con competitiva. Il programma prevede in totale 15 prove speciali, 9 nella prima tappa sabato con inserita anche la PS Spettacolo, 6 nella successiva seconda tappa della domenica. La distanza totale della gara è di oltre 600 km, di cui oltre 130 di prove speciali. Decisamente nutrita la pattuglia di equipaggi lucchesi, oltre al suddetto Andreucci saranno in gara Mattia Vita e Nicola Gonnella, Nicola e Jasmine Manfredi, Tommaso Ciuffi e Max Bosi, Luca Panzani e Federico Grilli, Stefano Martinelli e Pietro Brugiati. L'arrivo della corsa è previsto a... Cingoli domenica intorno alle ore 16. Il calcio adesso è il Seravezza sconfitto nella Supercoppa di Eccellenza, è stato sconfitto 2-0 con il Montevarchi. I ragazzi di Vangioni hanno perso anche con il bandaccio Bruni per 1-0. La seconda edizione della Supercoppa Giandonati di Eccellenza allo stadio Bozzi delle due strade di Firenze, dunque è andato, è stato aggiudicato al Montevarchi, delusione per la società versiliese. Chiudiamo con gli scacchi perché dal 4 al 7 maggio a Montesilvano in Abruzzo si sono disputate le nazionali studentesche di scacchi a squadre. 1.617 partecipanti arrivati da tutte le scuole d'Italia. Il comprensivo Armando Sforzi di Massarosa, dopo la vittoria alle qualificazioni regionali, ha partecipato addirittura con tre squadre: due della primaria di Stiava, una maschile e una femminile, e una della secondaria di primo grado di Piano di Conca. La squadra femminile della primaria addirittura, ha addirittura sfiorato il podio, restando prima in classe, classifica fino ad oltre metà torneo e alla fine si è classificata sesta su ben 36 squadre. Qua vediamo anche una bella foto di gruppo. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa, tra poco ancora insieme, terza parte del telegiornale con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, non ci sono aggiornamenti di cronaca, vi ricordo il nostro sito web reteversilianews.com per rivedere i principali fatti della giornata o per seguire gli aggiornamenti. In primo piano vedete Versilia Iotti rendezvous eh, che è partito proprio in questa giornata e vi ricordo questo venerdì puntata speciale di Diretta Versilia che sarà in diretta proprio dalla Fiera Internazionale della Nautica dalla Darsena di Viareggio questo eh, venerdì alle 14 con immagini, commenti, interviste viste e tutto il meglio di questa prima entusiasmante edizione della fiera del Salone della Nautica. Prima di salutarci ci sono gli auguri, questa sera gli auguri di buon compleanno che vanno a Tiziano Brunelli di Viareggio, uno dei fondatori del sito Mondo Calcio Versilia, grande sportivo Viareggino che festeggia il suo compleanno, gli auguri arrivano dai familiari, dai parenti e ovviamente anche dalla redazione di Rete Versilia News. È davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Buona serata.